Buongiorno, mi chiamo Davide Ferraro, sono un ricercatore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, facendo parte del comitato che organizza il PLS per Scienze dei Materiali. Il PLS è un progetto che sta per piano lauree scientifiche, legato in particolare nel nostro caso alla Scienze dei Materiali, che prevede il potenziamento e la formazione di docenti delle scuole superiori, potenziamento soprattutto relativo alle lauree scientifiche, nel nostro caso chiaramente legate alla Scienze dei Materiali, per sviluppare dei percorsi didattici all'interno delle scuole che mirino a sensibilizzare gli studenti alle lauree appunto in ambito scientifico. Nel contesto quindi del PLS abbiamo sviluppato delle convenzioni con alcuni istituti della provincia di Padova e della provincia di Vicenza per sviluppare alcune attività di formazione come quella che vedete svolgere oggi, e poi ce ne sono altre che sono proposte diciamo all'interno del piano lauree scientifica di Scienze dei Materiali. Oggi ci troviamo al polo didattico del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Padova, dove si svolgono anche i laboratori previsti per il corso di laurea di Scienza dei Materiali. La scienza dei materiali è una disciplina che è a cavallo fra la chimica e la fisica e si occupa dello studio di proprietà di nuovi materiali. I ricercatori che sono coinvolti oggi nella preparazione di questa esperienza di laboratorio si occupano in particolare dello studio di semiconduttori, che sono dei materiali alla base di svariati dispositivi elettronici di uso comune, quali ad esempio i LED. Proprio i LED vengono utilizzati oggi nell'esperienza di laboratorio che stiamo preparando qui per arrivare a misurare una delle costanti fondamentali della fisica moderna, la costante di Planck. Questa è un'esperienza di laboratorio che viene presentata ai professori ed è pensata anche per essere riproposta agli studenti delle scuole superiori, perché consente di arrivare a toccare con mano una delle costanti fondamentali della fisica quantistica utilizzando dei mezzi che sono adeguati a studenti del livello degli ultimi anni delle scuole superiori.